Prego, consigliere Di Palma. Allora, vista l'ora che si è fatta, vista gli impegni anche che ci sono da parte di alcuni consiglieri comunali e del sindaco, io chiedo il rinvio di questo consiglio. Prego, Vista Bernardini. l'ora tarda di rinviare il consiglio comunale. Allora, l'organo deputato è la conferenza dei capigruppo. Adesso la convocheremo e ci mettiamo d'accordo su una data, non c'è problema. Nei prossimi giorni? Vabbè. Allora, Metti in votazione, aspetta. un attimino. Metto in votazione l'invio del Consiglio Comunale, che è favorevole all'istituto. Parla di correttezza, di vogliamo puntualizzare. Poi sulla chiusura di un consiglio comunale i consiglieri sono fuori. Metto in votazione ora l'invio del Consiglio Comunale, che è favorevole all'istituto, che è contrario, si alza in piedi, che Chiedo si astiene. l'invio dei punti perché allora, purtroppo per motivi personali no, devo andare a un funerale, ecco, quindi. Ma scusate un attimo, Ok, Ma che ho grazie. funerale? Per cortesia, Bernardini. Alla luce del mio precedente intervento, a nome, penso, della maggioranza, chiedo il rinvio del Consiglio Comunale. Prego, prego. La seduta è sciolta. Abbiamo già Presidente, votato, qui è il Forlì. Prego, di Bernardini. Presidente, Di. eppure stavolta, gli ordini del giorno vostri sono stati discussi e quelli dell'opposizione con le mozioni no. Va bene, grazie Però alla Bernardini. fine voi ritaccio La seduta è sciolta. Buonasera. Sì, Prego. sono a chiedere rinvio dell'assise per impegni professionali, quindi chiedo il rinvio e l'aggiornamento del Consiglio Comunale. Mettiamo. Portiamo votazione, come no? Una a favore o una contro? Quando vi dico che siete scorretti, Bernardino, sto la parola. sì, volevo chiedere di rinviare il Consiglio Comunale, considerato che anch'io alle 2:30 ho un impegno in provincia. Alla luce di alcuni impegni familiari, il consigliere Di Palma è dovuto andare a casa, io chiedevo il rinvio del consiglio. Faccio subito, caro Presidente, però ecco una cosa volevo dire, che il consigliere Riggi non è insensibile ai punti, però siccome oggi, questa sera, come la volta scorsa, è coincisa con un impegno personale, chiedo il rinvio del consiglio. Grazie, Ricci. Presidente. Prego, Peretta. Vista l'ora io chiedo rinvio del Consiglio. Prego, Ricci. Presidente, grazie. Per quanto riguarda, purtroppo abbiamo visto che i punti sono stati viscerati più del dovuto. Io chiedo rinvio del Consiglio Comunale per quanto riguarda un discorso personale. Grazie. Andiamo, ha chiesto Mattarella, uno fuori. Vista già la richiesta anticipata dalla collega, dal consigliere Dimi, e quindi l'impegno di altri consiglieri, chiedo il rinvio del Consiglio Comunale e quindi per l'aggiornamento dell'assise. Cioè, io ho il Metto rinvio votazione. degli altri punti all'ordine del giorno. Grazie. Metto votazione, prego, Beretta. Sì, volevo chiedere un rinvio dell'assise avendo impegni professionali, quindi chiedo all'assise di essere. Una volta. Grazie. Consiglieri, votazione alla proposta del consigliere Ciniti di rinviare il consiglio. Chi è favorevole non alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Favorevole non alzi la seduta sciolta. E allora alza, no, che cazzo lo dice a tuo padre, non me, capito? Che cazzo lo dice a qualcun altro, capito? Dì a me non mi dici, io non ti offendo.